yeah, and culture. Okay. Some of my friends from Malaysia or Indonesia, they also teach me silat art, karembe. They told me karembe is the not the weapon. And what do you think about this concept? Karembe is the last weapon. Can you just repeat, please? Okay, so I'm sorry. Some of my friends who live in Indonesia or Malaysia and Singapore, they also teach silat and karembe. Okay. And this is that karembe is your last weapon. So before that, you use a stick or use knife. And the last one is karembe or tiger ring. Mm-hmm. So okay. I don't know why this is. What do you think about this concept? What do you think about this idea? So, just to see, you said that there is a friend of yours that teaches silat and singapore, and that they teach to use the sticks first, and then the knife, and then at the end the karembe. Is that correct? Okay, and the question was the last part. The question is that karembe is your last choice, it's your last weapon. Ah, okay, it's the last weapon. Okay. And what do you think about this point? So you want to know why we started from the karembe instead from... Okay, chiede se lui ha un maestro, un amico suo che insegna silat a Singapore, e chiede, lui dice che gli aveva spiegato che la prima arma che si insegna è il bastone, poi si passa tutta la prima arma che non dato, ma cava a capire il motivo per cui noi siamo partiti invece di partire dal bastone. Allora, nelle arti marziali esistono delle armi da studio. Okay, in the martial arts, there are weapons that are used to study. Che sono le bastone. Okay, stick. Il macete. Macete. Con dimensioni with dalla different, lunga alla corta. Different dimensions. E si inizia a studiare con quelle. Okay. It is correct. You start to study with that weapons. Perché si inizia dalle armi più lunghe verso quelle più corte. And you start from long weapons and then when you progress you change into short weapons. E perché le armi corte sono i movimenti che fai con le armi corte sono uguali a mano nuda, mentre l'uso dell'arma lunga sviluppa meglio la cinetica del corpo. Okay, basically the short weapons, the movements you do is basically similar to the one that you do with the bare hands, so without weapons. While the use of the, let's say, longer weapons helps you with the kinetics of the body. So certain movements you learn them using long weapons instead of short weapons. Nella mia accademia studiamo dall'arma lunga verso l'arma corta. Okay. In Eros, let's say, training courses, we start first with long weapons, and then we change, we progress into short weapons. E siamo partiti dal karembe semplicemente perché abbiamo avuto più richieste per vedere il karembe, perché è diciamo un'arma più commerciale. Mm-hmm. Okay, we started from karembe just because we had more requests to explain how to use it, because it's more it's the weapon is more, let's say, commercial. So probably the cosa was more curiosity. E quindi mi serviva un qualcosa per iniziare, però il concetto di lavoro è sempre quello di sviluppare la coordinazione motoria del corpo e se diciamo quello che ha avuto più richiesta sono partito con quello, ma è giusto come diceva. No, it is correct. So we just did the webinar about the karembe because we had more requests about that weapon. And in any case, it helps the kinetics of the body. Also, so it's correct what you say. Let's see, we start with the long weapons, but the reason is not a reason connected to. Allora, in
iniziamo con vedere gli argomenti di questo webinar di coltello. Vai. Ok, we start this webinar that is about the knife. Che sarà improntato sulle prime figure geometriche del, che sviluppiamo nel metodo SFI. Ok, so we will start from the basic geometric figures that in the SFI method is the base from which we start to learn about the knife. Nelle arti marziali tutto quello che è movimento nel combattimento si sviluppa su delle precise figure geometriche. So every movement in martial arts basically starts from some basic geometric figures. Quindi quando ci muoviamo con le armi o a mano nuda non riproduciamo costantemente delle figure, i movimenti si riproducono queste figure. Ok, so when we move and let's say in the martial arts, so basically we repeat, we constantly repeat these geometric figures that we are going to see. Quelle che vedremo oggi. So those that we will see today saranno la figura 8. Figure 8. Lavoro dell'asterisco che abbiamo cominciato a vedere col Karambit. The asterisk that we started to see also with the Karambit. E il triangolo. And the triangle. Ok. Tradizionalmente la figura 8 era il primo metodo che si vedeva di base. Ok, traditionally the first basic geometric figure that you see is the figure 8. E veniva insegnato, diciamo, ai guerrieri cadetti, ai principianti. So, and this will be, it is used to teach this, this figure to the, let's say, to the warriors, the base warriors. Questo perché con un unico movimento erano in grado di fare sia la fase difensiva che offensiva, quindi era la figura più semplice perché aveva un unico movimento. Ok, so the reason why let's say traditionally it was used to teach the figure 8, it is because within one movement you are basically able to attack and to protect yourself. So it was the reason why. Questa figura noi la vediamo col coltello. Ok, so we see figure 8 with the knife. Ma viene studiata dalle armi lunghe alle armi corte. But you can study it also with the longest weapons, such as sticks or something. Fino a mano nuda. And also with the berets. Ok. Quindi, la seconda che riprenderemo poi sarà l'asterisco. Ok, the second basic figure, geometric figure that we will recover is the asterisk. E poi il triangolo. And the triangolo con il pian piano. Ok. Allora, come di base, la figura 8 noi dobbiamo riprodurre con l'arma le linee di una figura 8, come se lo disegniamo. Okay, basically, what we are going to do is to try to say make the figure 8 is just to draw the lines of an 8. Okay. Quello che è importante è che non deve essere fatto a livello solo dell'arma, ma muovo l'arma e il movimento dell'arma deve riprodurre, deve farmi muovere anche. Okay. So in reproducing the lines of the 8, you have to use all your body, not just your arm. And so the body has to follow basically the knife while drawing the 8. Okay. Quindi riproduciamo come spazio di lavoro lo stesso spazio che occupa il mio corpo da spalla a spalla. Quindi il movimento deve stare dentro il mio corpo.
So your movement has to be within, let's say, the space of your body, meaning that it shouldn't be too wide, but just within, let's say, the length of your shoulders. L'errore, uno degli errori principali che si fa è andare col movimento oltre il mio corpo. So one of the mistakes that are performed is that you, while you draw the figure eight with your knife, you go above your body. Adesso simulo l'errore. So the error is now simulating the mistake. Adesso lo faccio in maniera corretta. And now he's doing it in the correct way. Ok, e la figura 8 può essere fatta sia con la parte del taglio, come lo sto eseguendo ora. Ok, perché il tuo figure 8 è sostituito, no? Sia con la punta. Ora, with the tip of the blade, as it is showing. Sia con il manico dell'arma. E also and also with the grip. You can move it also with the grip. Di taglio. Ok, so with the blade. Di punta. Ok, with the con more with the angle of the knife. So in three ways. Ok. Lo spazio di lavoro come larghezza è lo spazio che occupa il mio corpo. Come altezza posso variare da le spalle al, diciamo, al bacino. Quindi può essere alto, medio, basso o dall'alto più ampio, quindi da spalla a ginocchio, da spalla a anca, da spalla a sterno. Ok, you can vary the wideness of the figure 8. So if you want to do it, you can start from your shoulder up to the, let's say, pelvis, or you can do it, let's say, more wider, from the shoulders to the knee. Ok. Adesso noi lavoriamo su tre movimenti. Uno, due, tre. Ok. Al terzo movimento facciamo un cambio di passo e vado a ripetere con l'altra guardia. Uno, due, ogni tre movimenti cambio la mia posizione di guardia. Okay. Now what we are going to do is to make basically three movements, and then we'll change the guard, and we will repeat the three movements, but instead of having the end foot ahead, we'll have the rest foot. Usando il passo a triangolo. And we will use the step estremo. Quindi inizio 1, 2, 3, okay. Cambio 1, 2, 3. Al terzo movimento io li guido, cambiamo il passo. Ok, so we start from with the right foot ahead. 1, 2, 3, cambio. Change. 2, 3, change. Change. 2, 3, change.
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Questo esercizio lo posso fare di taglio, di punta col mano. Ok, this exercise is changing the guards, you can do it again with the blade, with the, let's say, tip of the knife or with the hand. Adesso lo facciamo con la punta. Ok, now we'll do it with the point of the knife. Uno, due, tre. 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 3, 1, 2, 3. Adesso lo facciamo col manico. And now we do it with the adiato. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Adesso facciamo i primi due movimenti col taglio. I primi due movimenti col manico e il terzo movimento col taglio. Sarà manico, manico, taglio. Mm-hmm. Okay, now we mix the movements, so we will do the first two movements with the ankle and the third one with the blade. Uno, due, taglio, cambio. Uno, due, taglio, cambio. Manico, manico, taglio. Uno, due, tre. 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 Adesso facciamo i primi due di taglio e il terzo col manico. Ok, now we will do the first movements with the blade and the third one with the ankle. Quindi taglio, taglio, manico. Uno, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, anche qua possiamo mischiare e creare schemi diversi. Ok, we can say mix the movements. Ok. Adesso facciamo dal basso verso l'alto. Ok, now we'll see the, let's say, the figure 8 from the bottom to the top. Quindi parto sempre dal lato destro e vado verso il lato sinistro. Ok, we start from the right hand side and we go up to the left hand side. Ok, da qua scendo verso la mia anca. Ok, now you go down e risalgo verso la mia spalla. And you go up again towards the shoulder. E ricontinuo. And you continue. Cambio passo. Ok, change the guard. Cambio di nuovo. Ok, anche questo posso farlo sia con la punta. Ok, posso dire che puoi dire il punto of the dove vado punta, adesso parto sempre dallo stesso punto, vado verso la mia spalla. Ok, so you start from the right hand side, scendo verso la mia anca, to the shoulder, and then you go down, e vado verso la mia spalla. And then you go up again to the lower part of the shoulder. Stessa cosa lo posso fare col manico. And same thing you can do with the hand. E anche qua posso mischiare, facciamo
tre da una parte e poi cambio, vado dall'altra, quindi parto 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, change, 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 1, 3. Se si riesce, io adesso lo sto spezzando come movimento, 1, 2, 3, spazio, mi fermo e vado, bisogna dare continuità. Ok, if you manage, when you change the guard position, you should try to do it continuously, without any interruption. Quindi collegare il passo con il colpo, con il primo colpo dall'altra parte. So you have to link the step with the figure 8. Quindi sarà 1, 2, 3, 2, change, 1, 2, change, 1. 2, change, 1, 2, change, 1, 2, change, 1, 2, change, 1, 2, change. Stessa cosa con la punta. Ok, same thing with the point of the... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, change, 1, 2, change, 1, 2, change, 1, 2, 3, change, 1, 2, 3, change, 1, 2, 3, change, 1, 2, 3, change, 1, 2, 3. Stessa cosa col manico. And then we have the exercise. 1, 2, 3, change, 1, 2, 3, change, 1, 2, 3, change, 1, 3, change, 1, 2, 3, change, 1, 2, 3, change, 1, 2, 3, change. Ok. Adesso andremo a vedere come la stessa cosa con l'impugnatura inversa. Ok, now we are going to do the same thing, but holding the knife in the opposite way. So with the blade towards yourself and towards your opponent. Prima di vedere quella con l'impugnatura inversa. Ok, before having a look at how to do the figure with the, let's say, inverted way to handle the knife. Voglio fare un focus sull'impugnatura. Ok, we will do a focus on how to handle the knife. Del coltello. Ora mi avvicino. Allora, abbiamo due modi per afferrare il coltello. Ok, there are two ways how to handle the knife. Allora, il primo è questo, dove il dito segue la linea del coltello. Ok, the first one is with your finger that follows the line of the blade. Sta sul bordo. Ok, on the blade. Ok. Questo a prescindere dal coltello lo si fa con tutte le armi. Ok, you can do it with all the weapons. Uso il machete che è più visibile. Posso usare il machete? Ok. Questo mi dà la forza nel taglio, nella parte, diciamo, sopra e sotto, questa impugnatura. Ok, this way to handle the weapon gives you strength in the cut. Ed è debole sugli esterni dell'arma. While it is less strong on the left of the weapon. On the sides of the weapon. E va praticamente, la linea che uso è questa qui, da questo dito a qua. So the line that you use is from the finger to the wrist. Ok. Che è la linea che mi tende. Okay, which is the line that follows the bottom. Voi sentite che se stendo il dito si tende anche nel mio braccio. Okay, if you use this position, you see that also on the bottom. Okay. L'altra
e che metto il dito nel piatto. Ok, this is the second way dove mi dà la forza maggiore sull'esterno dell'arma e un po' meno nel taglio. So your strength is on the side of the weapon, not of the cut. Ok. Una non è migliore di un'altra. So there is no better way to weapon, so one is not better than the other. Io utilizzo più con il dito nel piatto, usando gli esterni, il piatto dell'arma, okay, il movimento. So I use my way is to use the weapon with the finger on the side of the blade. E infatti ho sempre come impugnatura il dito è all'interno dell'arma. So the finger is always on the blade, not following. L'impugnatura, quella che mi dà la forza sull'esterno, vuol dire che io non vado a battere con la lama. So, in using the weapon like this, I do not hit with the blade, with the cutting part of the blade. Allora, lo faccio col macete perché è più visibile, se no col coltello non si vede. Ok, so we do it with macete which is visible than the knife. Così ho la forza nel taglio. Ok, so I have the strength on the... Sui suoi movimenti vado col taglio della lama. So against my opponent I go with the cutting part of the blade. Ok. Nell'altro, quella che uso maggiormente, ho il piatto. So in the other, using the part, I go with the side of the blade. E ho la lama libera per tagliarlo. So the, no, I don't want the cut part of the... So I can use it with the point. Questo tipo di impugnatura con il forte sull'esterno, so this way to end da un vantaggio nel corpo. Ok, gives you advantages when the fight is short. Questo nel taglio occupo più spazio. Ok, with the cutting part I use let's say more space. Ed è più agile come come movimento. And this is it is more agile movement. Anche nell'andare a tagliare, nell'andare a colpire. Also when I go to hit my opponent. Il mio movimento è partire col piatto e alla fine lottare. Ok, my movement is to start with the side of the blade and then I change the wrist and I cut. In realtà tale che salvaguardo la mia lama. In such a way I let's say spare the blade. Anche nel coltello la mia impugnatura rimane uguale. And also with the knife the way to handle the weapon is the same. Infatti vedo molto che impugno col coltello in questa linea qua. Nel momento del taglio c'è la rotazione del polso che mi dà la lama. Okay. Loro possono provare tutti e due. So you can try both ways. E vedere quali si trovano. And then you can see whether it's the best for you. Tutte e due le due nature hanno dei vantaggi e dei svantaggi. Both ways to handle the knife have advantages and disadvantages. Anche nel disarmo. Also while to disarm the opponent. Se ho sull'esterno. Tengo bene i movimenti di forza che vanno sull'esterno e meno quelli in avanti e viceversa nell'altro. Ok, also when my opponent starts tries to take my knife, based on the way in which I end the weapon, I will have my strength on one side but not in the other. And this is the opposite with the other way to end the knife. È una questione di caratteristiche che scelgo uno o l'altra, delle mie caratteristiche. Sì, sì, the choice depends on your sensations about the quindi anche nell'impugnatura.
pugnare reverse. Ok, also when you end with the knife in reverse, so with the blade towards you. Può, il mio dito può seguire la linea di taglio. Ok, and the finger can follow the cutting line. O il piatto. Or the side of the blade. Ok. Se ci sono, se c'è qualche domanda. If you have questions, feel free to ask. Ok. Quindi andiamo. È stato da. Aspetta. Yes? Yes. Ok. For example, when I was in Philippines, such as Dutch Paris, they prefer to hold knife sometimes like this one. Open the palm. Answer. 1 second. Okay. Aspetta. Vai. Okay. Can you repeat, please? Okay, let me repeat. When I was in Philippines, in such as Dutch Paris, they sometimes they hold knife like this. I don't know why. Mm-hmm. Do you like this? Conosci il modo di pugnare in cartello con questo modo qua che dice così? Yeah, sometimes like this. Non è che si impugna così perché non ho preso. Okay. È una variante per andare a fare gli agganci. Okay. It is let's say it is usual when you try to grab the wrist of your opponent. It's not a way to end with the knife. It's something like a proxy to cut with the knife, but at the same time to grab the arm of your opponent. Okay. L'arma deve essere ben impugnata, cioè vieni. Ok, dove parlare di strength. Noi abbiamo la forza nella chiusura col pollice. So our strength in handling the knife and the weapons is also using. Sono queste tre dita, queste dita qua che maggiormente fanno la forza anche nelle prese. 1, 2, 3 e il pollice. So you have to use your fingers to grab the weapon when you want to say the same thing. Tira. Ok. Tira. È una variante con il coltello. Ma è bene. Così non ho preso. Ok, I might use your thumb, I didn't, I cannot hold the knife. So it's better to use it. I can use it only when I try to grab the stone. Ma è... è solo un controllo di passaggio. Mm-hmm. It's kind of a control step. While I approach my opponent. È un attimo di controllo e vado. Ok, it's just for a few seconds. So I can use the thumb to grab my opponent, but just to control it for a few seconds, because then I can end my action. Otherwise I cannot grab it. Se no, lo fai anche col piatto. Ok, you can do also with the size of the blade. Col taglio. With the cutting line. Ok. Un video di piatto. Ok. Quindi andiamo a vedere la figura 8 con l'impugnatura reversa. Ok, now we see the figure 8 with the reverse lavoriamo con la punta. Ok, we will connect the knife. Quindi anche qua 1, 2, 3, scende 1, 2, 3, change the change. Change.
Change. Ok, col taglio. Ok, quindi okay, quindi 1, 2, 3, change. 1, 2, 3, change. 1, 2, 3, change. 1, 2, 3, change. Allora, per fare questo movimento è importante lavorare col corpo, okay, con le braccia. Tu per fare un movimento, change la position, si importa quindi il body, il body. Cercando di abitarsi e di lavorare con le spalle. Try to work with your shoulders. 1, 2, 3, change. 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 1, 2, 3, chiedi di spegnere il microfono. Ok, please, turn off your microphone. Ok. Adesso andiamo a vedere da sotto. Movimento dal basso verso l'alto. Ok, we are going to see the figure 8 from the bottom. 1, 2, 3, change. 1, 2, 3, change. 1, 2, 3, change. Allora, vedo che muovono tanto sugli obliqui, perché lavorano poco con le spalle. Sì. Ok, okay, yes, try to work more with the shoulders and left with the side bones muscles of your breast. Fagli vedere il movimento così. Faccio vedere il movimento. Allora, loro lavorano molto con il tronco piegando. Ok, spiego io. Faccio il movimento scorretto. Ok, so basically you are working more with the torso rather than with the shoulders. So this is not the correct way to movement create. So the movement is more like this with the shoulders. Con le spalle. Devono usare tronco e spalle. So you have to use both the torso and the shoulders. In maniera tale che il mio assetto non cambia, la testa non deve fare questo. So the head has to be, let's say, not moving. Quando vengo avanti con la spalla destra e indietro con la sinistra. Ok, when I go move forward with the right shoulder, the other arm goes behind me. E poi al contrario avanti con la sinistra e indietro con la destra. And the opposite, when I come back. Esattamente come se simulo. It's like boxing. Non. Okay. The shoulders. Quindi. Lo faccio col bastone lungo che si vede meglio il movimento. So. Now you see, maybe you see better movement of the shoulder. Ok, quindi spalla destra in avanti e la sinistra indietro. So, right shoulder head. Spalla sinistra avanti e destra indietro. Ok, and left shoulder head and right shoulder behind. In maniera tale che lo spazio del corpo diminuisce, se non lavoro con le spalle aumenta lo spazio che occupo. If I do not work properly with the shoulders, the space is limited to perform the exercises as easy as the one. Good.
quando arrivano alla fine del movimento, non devono andare a continuarlo indietro. Perché l'avversario mi entra. Perché otherwise the opponent hits you. Quando sono qua, so when, il movimento è lì, subito verso di lui. Okay, so when you have the first movement, then you have to change immediately in a way that the blade is always towards your opponent. Not indietro. Not behind, because otherwise you basically allow the opponent to meet you. So you see, my movements are too wide, the opponent is able to hit you. Loro vedono che la mia arma deve stare sempre qua. So the blade is always in front of me. Ok, se l'arma va indietro, lui entra. If the blade goes behind, so the knife goes behind, the opponent will be Io adesso faccio l'errore, loro devono osservare quando l'arma non è davanti, in maniera tale che in quel momento c'è il loro ingresso. Ok, now I will do the mistake and then you have to see when, let's say, it is you are going to hit because there is space. Tutte le volte che l'arma non è tra me e l'avversario, lui è. So every time the knife is not in front of myself, then I can hit. Adesso lo faccio tenendo l'arma lì, perché non c'è lo spazio. Now you see how the correct way to do it. So in this way, in this case, there is no space for my opponent to enter, because my blade is always. È come se il discorso potevano lavorare non vicino al corpo, ma tenere sempre l'arma in uno spazio tra me e lui. So the blade is always to be in the space between myself and my opponent. Questo è basilare nel combattimento. So this is very important in the fight, because if I don't protect myself with my knife or weapon that has to be in front of me, then my opponent c'è la regola del corridoio. So you remember in the webinar that we had with Garmin that it is the corridor between myself and my opponent. Quando il corridoio è libero, quindi non c'è la sua arma. When the corridor is free, so there is no weapon in between. Io entro. Then I'm able to hit my opponent. Ok, quindi è fondamentale come regola. So this is a rule fondamentale. Ok, adesso riprendiamo l'impugnatura. So, che abbiamo visto prima. Now we come back to andiamo a lavorare la figura 8 alto e basso. And then we will mix the figure 8 starting from the top and then we will reverse it with starting from the bottom. Quindi alta, bassa. Alta, bassa. Il cambio tra una e l'altra. Ok, le change between one and the other. Andiamo a fare un focus su questo. Mi avvicino. Ok. Uno. Due. Quando arrivo qua,
devo cambiare l'angolo del mio corpo e del mio polso. Ok, in maniera tale che non creo, non mi fermo tra un movimento e l'altro. In a way not to stop between figure 8 from the top and figure 8 from the bottom. Non è 1, 2, 3, 4. So there shouldn't be any interaction between the movements. 1, 3. È importante che quando arrivo qua, quando sto facendo il mio movimento, ruoto il polso a salire e quando arrivo qua ruoto il polso, non l'arma rimane qua. Ok, when you turn your wrist, the blade of the knife has to be always in front of you. No, no. So you don't have to, let's say, left blade behind when you cut, because otherwise your opponent will need to. So again, the blade is going to be in front of you. Il polso che ruota. So it's the wrist that rotates. L'arma non va indietro, sempre in avanti. The knife does not go behind, but always in front of me, and between me and my opponent. Uno, due, tre, quattro. Quando sono qua, devo immaginare di entrare e non di indietreggiare. Ok, when you change, you have to imagine to approach your opponent and not to go back. Adesso, se ci sono domande, se ne iniziamo con l'applicazione tecnica. Any other questions? Up to now? Ok, allora adesso iniziamo l'applicazione tecnica. Ok, now we start with some, let's say, technical application that we saw up to now. Ok. Allora. Ok. Allora, gli angoli di attacco sono, che prendiamo di base sono, 1. Ok, this is the first angle of the attack. 2. The second one. 3. Third one. 4. And fourth one. Ok. Non andiamo a vedere gli attacchi bassi. Ok, we will see attacks on the legs. Gli attacchi bassi non si fanno mai di prima, come il primo attacco. Ok, the attacks on the legs, you won't do it never as a first attack. Perché se lui attacca sotto? Because when you attack the legs, then you freeze the space between you and your opponent, and your opponent. Ma si fanno semmai come... sotto vado con le gambe per destabilizzare o in una serie, in un lavoro come terzo, quarto movimento. Ok, you can attack the legs as a third or fourth, let's say, movement, not never ever as a first attack. It is too risky. E nel combattimento reale cerchi di limitare i rischi. And in a real fight, you try to, let's say, limit it, quindi sul primo attacco vado a eseguire la figura 8 dall'alto con l'impugnatura, la prima impugnatura. Ok. Lui arriva con l'attacco, tengo mi tiene il braccio disteso come se mi sta facendo l'attacco. Ok, andiamo a simulare l'attacco. Vado a lavorare per trovare le distanze e lo spazio. Ok, now I work to check the distances between me and the body of my opponent.
secondo. So, this is the attack on the second angle. E trovo solo lo spazio di lavoro. Quindi sul primo parto dal primo movimento che è 1, 2, ok? Prendo un punto di riferimento, 1, 2. Secondo, lui mi dà solo lo spazio. Ok, sono lo second angle, let's say, space, where I need to figure eight. Dove il primo taglio è verso la mano. Where the first cut is toward the end of the arm. Il secondo taglio è verso il viso. The second cut is on the hand. Mano, viso. Mano, and hand, face. Mano, viso. And face, and face, and face. Mano, viso. And again, you see the first cut is on the hand, and the second one is on the face. Ok. Adesso facciamo una combinazione, quindi parto nella mia posizione. Ok, now we have some combinations. Ok. Lui farà l'attacco e io vado a fare il mio movimento. 1, 2. Li facciamo assieme io conto. Ok, okay, you have to try to imagine mentally your opponent and reproduce with you the movements. Imagine that your opponent is trying to attack you. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, un focus. Ok, allora il primo movimento vado a tagliare. Ok, first movement I'm going to cut. La figura 8, dentro il rientro della figura 8, l'altro lato parte da qua. Ok, now I'm continuing with the figure 8 starting from there. Non. So my movement is short, not right. Controlla, ok. Quando vado indietro metti la tua mano. Ok. Because if it is too high, my opponent can block me. Vieni. Blocca. Qua mi chiude. Non ho possibilità di andare a recuperare. Qua sono forte. Is this too wide and your opponent can block me and then I cannot recover? In this position I cannot recover. While here I still have space to attack my opponent. In this position I have quindi qua diventa importante. 1, 2. Non indietreggiare. So I do not have to go back, but always try to vuoto. Lo facciamo assieme a vuoto. Ok, we can do it without the moment. Quindi 1. Okay, the movement is more of the wrist and the torso and less with the arm and the shoulder. Okay. Lo facciamo a ripetizione, loro lo fanno insieme. Okay, so we can do repetitions together.
metto di lato, una, due, una, due, una, due, una, due, una, e faccio tutti e due i movimenti, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok, secondo angolo. So we'll see the second angle now. Okay. Il movimento parte dalla spalla opposta rispetto a prima. So compared to the first angle, the movement starts from the left shoulder. E il concetto è sempre uguale, l'arma prosegue in avanti e non torna indietro. So the concept is always the same, so the knife goes back. Da qua, quando taglio, prosegue. Uno, due, non uno, due. Faccio errore. Ok, now we see, let's say, a mistake. Because you see my knife is behind. So this is not a correct way. Parti col pugno. Because my opponent is with me. While the blade is always in front of me, then I can counterattack. In questo caso, l'arma non è davanti a me. Posso agire con questo? Sì, ma sto già commettendo un errore. Ok, quindi. Uno. Due. Come fare questo? So every time I turn my weapon or my hand, I expect my size. La prima cosa che ti insegna la realtà della strada. So the first thing that you learn from the street è che il classico gancio alla strada. So when you hit the opponent, bringing your hand behind, mi lascia un barco per entrare. Leaves me, let's say, a corridor for the opponent to hit me. Devo stringere, no, aprire. Quindi, la figura 8 deve essere sempre che vai davanti. 1, 2, 3. So figure 8 is always the opponent. Metto, ma quando io faccio il movimento loro vedono che io sono dietro la mia arma. So now I'm behind the knife. I'm always behind the knife. No. Now I'm behind the knife. And my opponent can hit me. È importantissimo. I filippini mi hanno insegnato questo, che loro muovono le armi. Ok, when I learned in the Philippines, they teach me the technique of the weapons. Ti lanciavano delle pietrine. And basically, someone else to work on the same thing. Let's say, something, and I had to be able to protect myself from that. Sempre qua. Always in front of me. Non lo devo far arrivare qua. Ok. Quindi. Uno. Da qua inizia il figure 8 verso di lui. Ok, from that point starts the figure 8 towards my opponent. Lo faccio con macete e ti
Vediamo, facciamo a sequenza. Ok, now we will quindi in questo caso avanzo con la gamba sinistra. Ok, in this case I go with the left hand and right. E taglio da sinistra verso destra. And I cut from left to right. Ok. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Dall'altra parte. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ok. Adesso andiamo a lavorare sui tre movimenti che avevamo visto di base. 1, 2, 3, camera, 1, 2, 3. Ok, now we see, let's say, the three movements that we saw earlier when we change the position of the position. Ok, prendiamo il primo pezzo e simuliamo un doppio attacco. So we simulate double attack. Uno, due, tre. Quindi mano, mano, trompe, corpo. Ok, so the first cut is on the, let's say, right hand, the second one is on the left hand, and the third one is on the second body. Questo mi serve per creare la mia fluidità. Uno, due, tre. 1, 2, 3, 1, sono vicino, 2, vicino, 3, allungo. Quindi, i primi due movimenti sono vicino al mio corpo. So, the first two movements are very close to my body. Il terzo, the third one is a little bit longer because I go towards my body. Ho due opzioni, o allungo verso di lui o avanzo io. Ok, so the option is either I get closer to my point. Ok. Facciamo 10 la ferma. Ok, we do the ten sequences e poi dopo 10 avanzando. And 10 approaching my point. Lui mi serve come punto di riferimento. So basically the point to know is as a reference point for my attack. La fermo. So without moving, so basically without any step. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. 10. Ok, adesso 10 a
avanzando. E now with the same time movements but approaching the opponent. Dove devo unire il timer, l'ultimo timer con il mio avanzato. When I have to, let's say, unify my last cut with the step, approaching my opponent. Lineare in avanti. So, it is a linear movement toward my opponent. Ok, quindi, uno, partiamo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ne faccio ancora dieci dalla tua. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Questo punto di riferimento, lui come riferimento, mi serve per capire. Ok, let's say, the opponent in this case uses the reference point to understand. Sono fuori dal suo campo. Ok, now, let's say, I'm behind, let's say, the space of my opponent. Entro e sono oltre la sua arma. And then I enter, but I am, let's say, behind his weapon. Devo scavalcare la sua arma. So I have to go ahead with respect to the to the weapon of my opponent. Okay. Non mi devo trovare in linea con la sua arma. So I do not have to be in a position like this. Posso essere o fuori o in linea massima. Okay. So in this case, poi la scalata. And then I it's a the weapon is my mind. Ok, quindi uno, due, ok, tre, adesso questo lavoro lo faccio anche dall'altra parte, lo posso riprodurre dall'altra parte, quindi abbiamo visto 1, 2, 3, quindi 1, 2, 3 o dall'altra parte, quindi 1, 2, 3. Ok, hai due segni di terza stessa stanza con la cattiva di Siamo a 5. So, questo è il mio punto. Hai fatto 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, quindi lo faccio su tutte e due. Ok, l'applicazione vediamo del movimento. Ok, gli applicazioni sul movimento 1 diretto. Ok, sono due attacchi, 1 e 2. Ok, da un tuo attacco. Aspetta, quello che era di sopra. Ok, uno è stoccata. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre.
So now the second attack is a thrust. L'applicazione. 1. 2. 3. Vedete che l'arma rimane qua. So the blade is always, let's say, towards my opponent. Ok. L'arma. 1, 2, 3. 1, 2, 3 con la mano. With the enemy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stretti.
always with the knife in front of me. Da qua proseguo. From that point I go on towards my opponent. Simuliamo il suo attacco diretto. Ok, sì. Attacco. Ok, simuliamo. So now is the correct way. While in the first case when I did the movement, then my opponent was able to complete. So this is the first thing that we have to memorize and to learn that my, let's say, weapons or my events always between me and my opponent. Deve essere lui che mi crea l'errore e non crea. So I mean, this is, let's say, in a fight, it's my opponent that with this movement should make me open, let's say, to give me free the power between me and the mistake by myself. La prima cosa che loro, tutto quello che hanno, il loro bagaglio, porta da dove l'hanno preso. So, whatever your experience in martial arts, eccetera, devono rispettare questa regola, perché è una regola di combattimento, non di uno stile. And have to abide to this rule of having, let's say, the weapons or the hands in front between you and your opponent. This is regardless, let's say, it is a rule of the fight. E quindi devono prendere il loro bagaglio tecnico e portarlo in quello spazio. So you have all what you have learned, then has to be focused in maintaining this rule when you fight with your opponent. Ok, ci facciamo una pausa. Ok, ok, so see you in 10 minutes. Ok.